Il più grande crimine, secondo me, commesso dalla legge istitutiva del giorno del ricordo è stato quello di buttarci dentro l'esodo. Nel senso che tra le cosiddette vittime delle cosiddette foibe, di cui una parte risibile, sono effettivamente finiti in delle foibe, gli altri sono stati vittime di violenze, eccetera. Però chiamiamoli tutti infoibati come fanno loro, fascisti per semplicità. È una pagina della storia che ha una sua correlazione con l'esodo, ma in realtà è abbastanza flebile, Esatto. perché l'esodo dura 15 anni, perché è tutto snocciolato nel tempo. Il fatto che la vicenda delle foibe sia stata legata a filo doppio con quella dell'esodo, e oltretutto, se la matematica non è un'opinione, tu hai 300.000 esuli degli Sì. anni, insomma, quegli anni lì, Sì, diciamo dal anni 48 al 50, diciamo anni 50, 60, ah, sì, focalizzando più o un meno, punto sì. medio. Contiamo i discendenti? Quante persone stiamo parlando? 2 milioni? 2 milioni di persone che sono rappresentate da quei 10 fascisti che parlano come loro? Ma Ma sono stiamo d'accordo con scherzando? te, No, lo so, ma lo cioè dico sono per il pubblico. Ma stiamo scherzando? Io, il mondo che sogno è una sommossa popolare di decine di migliaia, perché non mi aspetto che lo facciano in centinaia di migliaia, di decine di migliaia di figli, nipoti, di esuli, che dicono smettetela di parlare a nome nostro. Noi non ci sentiamo rappresentati da questo sposalizio vittime delle foibe esuli. E questo è tutto il discorso appunto sull'uso identitario che si fa della storia, che è legato, se vuoi, anche all'economia. È legato a tutto. Nel senso, è chiaro che noi ci occupiamo di storia perché abbiamo una spinta civile nel presente e uno slancio verso il futuro. Uno dei peggiori mali che la storia ha fatto, almeno dall'Ottocento a oggi, è stato quello di cementificare un senso identitario mortifero, criminale, che va a creare il noi e il loro e a morire, a uccidere sulla base di quel noi e loro, che è puramente arbitrario, che un domani qua, dopodomani là, ce lo sappiamo come funziona.